Ed ora, cari amici ed amiche all'ascolto, siamo qui in compagnia di Sandro Giacobbe. Ciao, buonasera! Eccomi Luca, buonasera a te e agli amici che ci ascoltano, buonasera a tutti. Buonasera, appunto, benvenuto qui su Radio Pit Music, come stai? Ma insomma, a parte i mali di stagione che ci stanno un po' affliggendo, poi per il resto grande entusiasmo perché sto lavorando parecchio alla promozione del brano nuovo e quindi insomma l'entusiasmo c'è, andiamo avanti. Brano appunto dal titolo Solo un bacio. Sì, solo un bacio è un po' questo saluto di questa persona innamorata che nel corso di una giornata iniziata normalissima come tante altre trova il destino e la fatalità sulla sua strada e quindi la sua vita viene completamente cambiata da questo evento che magari tante volte non ci fermiamo a riflettere, ma poi quando invece lo facciamo ci rendiamo conto come alle volte proprio qualche cosa così di insolito può cambiare la vita, no? Esatto. Improvvisamente. E purtroppo in questo caso si fa riferimento appunto al ponte Morandi di Genova, la tua città. Sì, io ho cominciato ho pensato proprio a questa storia, a questa situazione e è una cosa che ho pensato già purtroppo da quando è successo ad agosto, 14 agosto dell'anno scorso, quando improvvisamente ci siamo trovati immersi in una realtà che nessuno si aspettava assolutamente. Io ero in Calabria, l'avevo saputo in Calabria perché ero lì a fare un concerto e al mattino ho visto queste immagini tremende. E quindi poi da lì niente, stati d'animo che sono stati proprio continui con le emozioni, con queste cose che succedevano giornalmente, ci davano queste immagini. Poi io abitando qua chiaramente sono stato ancora più colpito da tutti questi eventi, da tutte queste cose che sono successe. E allora dal 24 agosto ho deciso poi di aiutare facendo qualcosa di concreto, non tanto agli sfollati, dove ho visto che già c'era tutta una situazione di grande aiuto di tutti, ma io mi sono dedicato ad aiutare quei minori che sono rimasti figli delle vittime che purtroppo sono morti con la caduta del ponte. Quindi sono cinque famiglie in tutto, sono 11 bambini in tutto, 7 sono appunto di Genova e a loro va il mio aiuto e l'aiuto di tante persone che mi stanno dando una mano per cercare di fare una raccolta fondi appunto per sostenerli un po'. Aiuto appunto che deriva anche da questo brano. Sì, deriva anche da questo brano perché i proventi delle vendite sia sui social che sul CD fisico e poi due concerti che andremo a fare sicuramente in aprile, uno a Genova e uno o a Sanremo o a Spezia, quindi in Liguria, l'incasso di queste due cose importanti andranno sempre a favore di questi ragazzi. Giustamente. Tra l'altro è uscito anche il videoclip su YouTube. Sì, il video racconta proprio quello di cui stavamo dicendo, cioè la vita di due persone sconvolte da questo evento, però nel video c'è un finale molto bello che praticamente riporta all'inizio quando suona la sveglia e questo personaggio invece di alzarsi viene abbracciato dalla sua compagna e quindi potrebbe essere un sogno, potrebbe essere un destino cambiato da quell'abbraccio, eccetera. Quindi il lato positivo, come in tutte le storie, come in tutte le cose, credo ci deve sempre essere, perché la positività comunque fa parte di noi e mai dobbiamo arrenderci, abbatterci e anche di fronte alle cose più brutte, più pesanti, come sto vedendo con le famiglie di questi bambini, poi piano piano la vita va avanti, quindi bisogna comunque tirarsi sulle maniche, lavorare e pensare al futuro, assolutamente. Eh già,
Adesso tornando invece un po' a parlare anche un po' della tua carriera, visto che siamo vicinissimi al Festival di Sanremo, tu hai partecipato 3 volte al Festival di Sanremo e ti chiedo cosa ti aspetti da questo festival? Ma intanto le mie presenze al festival sono un po' oramai lontane nel tempo, anzi l'ultima volta che io ho partecipato era il 90, sono passati 29 anni e speravo proprio quest'anno magari proprio con questa canzone di partecipare, avevo parlato anche a Baglioni, a alcuni membri del suo entourage che ascoltavano le canzoni, eccetera. Poi purtroppo non è andata così, però continuiamo lo stesso a fare la promozione. Il Festival di Sanremo credo che sia molto collaudato oramai, cioè sono parecchi anni che è diventata una vetrina molto importante per chi partecipa e in una settimana, 10 giorni, chiaramente c'è una promozione straordinaria su quello che stai facendo. Ecco perché c'è tutto questo interesse anche da parte di tanti artisti a parteciparvi, perché il mondo sia mediatico della musica che dei manager, che delle televisioni, eccetera, per una settimana è lì, quindi di conseguenza riesci in una settimana a fare una promozione di un anno, quindi figurati, è una corsa alle persone. Quest'anno non lo so, a livello di cast artistico credo che Baglioni abbia fatto una scelta, non so che se lui la reputa assolutamente di primaria importanza. Io vedo che è molto variegata, quindi va da due nomi del passato come la Bertè e Patti Pravo a giovanissimi che magari neppure io conosco, che sono dell'ambiente, però probabilmente i giovanissimi li conoscono, quindi staremo un po' a vedere, che saremo a vedere. Giustamente. E invece che ricordi ne hai delle tue esperienze? Sono state 3 esperienze assolutamente diverse. La prima ancora al Teatro del Casinò, quindi la televisione era ancora in bianco e nero nel 76, e quindi sembra di parlare veramente della preistoria, no? E poi avevo presentato lì Gli occhi di tua madre, invece, che ancora oggi è una delle canzoni che fanno parte del mio repertorio, che è entrata un po' nella mia storia musicale, quindi sicuramente un approccio col festival quell'anno straordinario. La seconda volta nell'83, grandi polemiche perché non c'era ancora l'orchestra, l'Ariston, e quindi si cantava con le basi. Venne scoperto che alcuni artisti invece di cantare solo con le basi avevano la voce registrata, quindi ci furono polemiche. E ricorderai anche tu sicuramente quel famoso momento in cui Vasco Rossi, mentre cantava Rita Sfericolata, alla fine se n'è andato lasciando la sua voce che sentisse proprio per far capire che lui stava cantando in plebe. Quindi grande scandalo su questa roba qua, però probabilmente è stato anche un grande a far capire che poi stavamo molti, che eravamo lì presenti, si stava cantando in plebe. E poi il terzo invece al Palafiori, dove nel 90 il festival invece di farlo a Sanremo, Aragozzini decise di farlo a questo Palafiori che poi è ad Arma di Caggia, quindi non è nemmeno a Sanremo, in un ambiente dove era enorme, era grandissimo, c'era un palco grandissimo, c'era un'orchestra di 60 eminenti, c'era di artisti stranieri, tutto questo perché era il 40° festival di Sanremo, 40° anno che si faceva il festival. E lì ho fatto Io vorrei, una canzone che poi invece è stata molto fortunata perché, a parte il successo che ha fatto in Italia da me, è stata poi ripresa anche da altri artisti, tra i quali Cristian Castro, ne ha fatto una versione in spagnola che è stata prima in Messico e in tutto Sud America, ha venduto circa 5 milioni di dischi, quindi insomma ha portato sicuramente molto bene quel festival. E poi purtroppo
dal 90, molte volte l'ho guardato, altre volte no, però sono sempre stato spettatore. E ultima domanda sul tuo passato, qual è il brano al quale sei più legato tra tutti i tuoi? Ma guarda, stranamente non Signora Mia e non Gli occhi di tua madre, perché sì, sono state canzoni molto importanti, una perché è stata la mia prima nel 74 e l'altra per il mio primo festival di Sanremo. Ma io sono molto legato al Giardino Proibito, perché è una canzone che sembra scritta ieri, con una ancora modernica proprio di armonie molto attuale, e poi è la canzone che mi ha fatto conoscere in un grande paese come la Spagna, e quindi in Spagna, dove ancora io vado, faccio televisione, tournée, eccetera, ci sono ancora tante bellissime soddisfazioni, tanti successi che vado a raccogliere, quindi ovviamente a questo Giardino Proibito. E adesso invece appunto ritorniamo a parlare del presente e ricordiamo che Solumbato si può acquistare su tutte le piattaforme digitali. Sì, è uscito sulle solite piattaforme, iTunes, eccetera, tutto quanto, si può scaricare il brano, si può acquistare tutto il CD, che comprende anche il video, quindi diciamo che tutti i proventi che verranno raccolti attraverso queste vendite e, come dicevo prima, i tuoi concerti, serviranno ad aiutare a raccogliere questi fondi per questi bambini. Quindi chi avesse voglia di farlo sa che comunque in quel momento sta anche facendo un po' di bene e sicuramente qualche cosa di interessante e di importante. E poi ovviamente tutte le informazioni le potranno seguire sui social. Sì, sono sempre aggiornati attraverso il mio ufficio stampa, attraverso le cose che scrivo anch'io. Quindi proprio credo da domani comincerà la possibilità di scaricare i brani, quindi siamo proprio a tempo con tutto. La promozione è cominciata la settimana scorsa del brano e nelle radio è entrato il 25, quindi tutto quello che stiamo facendo è tutto attuale. Andrò sicuramente a Sanremo la settimana prossima, perché sono previste una serie di interviste, di cose a casa Sanremo e altre situazioni, quindi la mia promozione va lì, anche se purtroppo non potrò salire sul palco. Io invece per il momento ti ringrazio, ma in conclusione appunto ci ascoltiamo solo un bacio, anzi ti chiedo, ti va di farti proprio tu il lancio radiofonico conclusivo? Assolutamente sì. Allora, a tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando, Stavro Giacobbe è qui con voi con Solo